Motto l'ha ricordato Don Domenico Ludovico e lo ha fatto con una serie di iniziative promosse dalla parrocchia Santa Maria Assunta, una figura ancora molto cara alla comunità che lo ricorda come un parroco attento, ma anche un amico affettuoso che amava stare con i giovani, ma Don Domenico era soprattutto un sacerdote al servizio della sua gente e a distanza di 23 anni dalla sua morte sono in molti a ricordarlo, a cominciare dai suoi compagni di seminario, tra sacerdoti e vescovi, che hanno celebrato una messa in sua memoria con la partecipazione dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, che è stato suo compagno di corso, e del vescovo della diocesi di Castellaneta, Monsignor Claudio Maniago. Con grande entusiasmo la comunità del Carmine e dell'Assunta hanno voluto ricordare Don Domenico. Preciso anche che anch'io facevo parte di quella comunità quando Don Domenico è venuto parroco a Mottola nel 74. Io muovevo i primi passi nel seminario maggiore, per cui mi ha guidato anche nell'ultimo periodo, nell'ultima fase del cammino verso il sacerdozio. Abbiamo fatto tanti anni di seminario insieme, un amico, una cordialità straripante e poi una persona seria, una persona di rapporti, una persona poi che quando è diventato sacerdote a Castellaneta e poi qui a Mottola ha dato il meglio di sé. Don Domenico era un sacerdote, un padre spirituale e un amico. Il sacerdote che è stato capace di coniugare la fede con la vita,